Ciao ragazzi, nuovo Anime News. In questi ultimi giorni si sono tenuti alcuni eventi importanti legati a nuovi annunci anime. Parliamo di un evento Aniplex e di un altro di Netflix. Quindi di notizie interessanti ce ne sono sicuramente, anche altre non proprio belle però. È stata rilasciata una nuova key visual per la seconda stagione di Jujutsu Kaisen e ci è stato rivelato anche il numero di episodi totali che comporrà appunto questa seconda serie. Saranno infatti 24 episodi divisi in due parti, in due cure consecutivi. Per fortuna questo significa che i 24 episodi arriveranno l'uno dopo l'altro ogni settimana, senza quindi una pausa tra la prima e la seconda parte. La prima parte sarà composta da 11 episodi, mentre la seconda da 13, e includerà ovviamente l'arco di Shibuya tanto atteso, almeno da chi ha letto il manga. Nonostante tutte queste conferme, però, non sappiamo il mese d'uscita della serie, sappiamo solo che arriverà nel 2023. Crunchyroll Italia ha annunciato dei nuovi doppiaggi italiani di due serie anime molto popolari. Parliamo di Spy Family e di Tokyo Revengers. La prima inizierà ad essere doppiata in italiano a partire dal 15 ottobre, mentre la seconda a partire dal 17 ottobre e gli episodi andranno avanti di settimana in settimana, proprio come gli altri doppiaggi. È stato ufficialmente annunciato il seguito animato di Bunny Girl Senpai, una serie che mi era piaciuta tantissimo, sono felicissimo di questa notizia. È stato anche rivelato un piccolissimo teaser trailer che mostra giusto qualcosina, non sappiamo quando arriverà, sappiamo che se ne occuperà lo studio Cloverworks, quindi lo stesso ad esempio di Madness of Darling, e sappiamo che adatterà i prossimi due volumi della light novel, l'8 e il 9, quindi in realtà alcuni credono che si possa trattare di un film diviso magari in due parti. La terza stagione di Dr. Stone, chiamata Dr. Stone Stone World, arriverà in primavera 2023. Questo vuol dire che inizierà ad aprile del 2023. È stato rilasciato un teaser trailer dell'anime di Mashle, per alcuni molto atteso, trattandosi di un manga piuttosto popolare che parla di magia, di accademie di magie, e che a me sembrerebbe un po' un Harry Potter in versione animato, da quel poco che ho visto, perché alla fine non ho letto il manga. Comunque sappiamo che arriverà nel 2023 e se volete andatevi a vedere questo trailer anche se non mostra nulla di che. Lo studio sarà la A1 Pictures. Ma la A1 Pictures sta producendo veramente una marea di roba, infatti parliamo anche dell'anime di Nier Automata, che fra l'altro nessuno se l'aspettava, ma arriverà già a gennaio del 2023. Ed è pure uscito un trailer molto molto figo, in cui vediamo anche un livello qualitativo, secondo me, niente niente male. Hanno anche rilasciato due immagini promozionali molto belle. Lo staff dell'anime ci ha anche rivelato che la serie non sarà fedele al gioco. Avrà sicuramente lo spirito del gioco, quello che si spera, però saranno apportate varie modifiche alla storia. E secondo me è una cosa giustissima. Rilasciato un trailer molto molto figo per il remake dell'anime di Rurouni Kenshin, Kenshin Samurai Vagabondo. Non lo conoscono in tantissimi, però è una serie abbastanza vecchiotta, che ha i suoi anni, degli anni 90 se non erro, che io ho visto e ho apprezzato tanto, un anime storico sui samurai, secondo me molto molto bello. Quest'anime arriverà nel 2023. Rilasciato un trailer per la seconda stagione di The Misfits of Demon King Academy, l'anime di Anos Voldigord, il nome bellissimo di questo re demone. Insomma, direi che comunque era un anime carino, so che a molti non piace, perché comunque la solita roba ambientata in un'accademia di magia in cui ci sono tante belle ragazze, personaggio OP, sì, tanta roba così. Io l'ho visto con piacere, comunque mi aveva intrattenuto, quindi guarderò anche la seconda stagione. Il trailer non sembra mostrare chissà che, però sappiamo anche che la seconda stagione avrà ben 24 episodi circa, cioè sarà composta anche questa da due cure, ma non consecutivi. Il primo inizierà a gennaio e finirà sicuramente a marzo, mentre il secondo non sappiamo quando inizierà. Il 4 novembre torna finalmente il manga di Hunter x Hunter con il volume 37. All'interno saranno presenti i capitoli che vanno dal 381 al 390. Non vi consiglio di esultare, perché non è detto che poi il volume successivo arrivi presto, anzi. Annunciata la quinta ed ultima stagione per l'anime di Aggretsuko, che fra l'altro sarà anche l'ultima della serie. La seconda stagione della Via del Grembiule arriverà su Netflix a gennaio. L'anime meno anime al mondo, perché letteralmente è un manga animato, più o meno un PowerPoint assoluto, ma vabbè. Comunque era abbastanza divertente la prima stagione, ma a livello visivo, e sempre a tema Netflix, come vedete non sono molto soddisfatto degli annunci Netflix, hanno rilasciato un nuovo trailer per il nuovo film di Seven Deadly Sins, che ovviamente racconta la storia del figlio di... Non vado oltre per chi magari non dovesse saperlo, magari potrebbe essere considerato un po' spoiler, quindi vabbè, comunque questo seguito ambientato dopo la fine dell'anime di Seven Deadly Sins e sarà composto da due film. Il primo arriverà a dicembre. Il problema, ragazzi, è la computer grafica. È veramente brutto secondo me questo trailer e dimostra di non avere una bella
qualità visiva. La seconda parte non sappiamo quando arriverà. Junji Ito Maniac, che adatterà alcune delle storie più amate di Junji Ito, arriverà a gennaio, il 19 gennaio, su Netflix. Dalle immagini rilasciate mi sembra che la qualità sia molto simile alla vecchia serie animata di Junji Ito, che secondo me non riesce a rappresentare minimamente l'atmosfera angosciante e horror tipica dei manga di Junji Ito, per cui neanche questa mi ispira più di tanto. Vi ricordo che l'anno prossimo però dovrebbe uscire un anime di Uzumaki, quello sembra essere già più interessante. È stato annunciato un episodio speciale dell'anime Fate Strange Fake. Arriverà il 31 dicembre, io spero sia comprensibile, perché comunque non ho mai fatto un adattamento del genere, però ripeto, sarà solo un episodio speciale, secondo me sarà animato molto bene, molto bello da vedere, però non credo che sarà qualcosa di molto interessante per chi ovviamente non conosce il gioco da cui è tratto, perché questa è l'ennesima serie Fate. La storia, fra l'altro, è ambientata circa 70 anni dopo la terza guerra del Sacro Graal, quella che abbiamo visto in Fate Stay Night. La seconda parte della quarta stagione di Danmachi arriverà a gennaio. Quindi ragazzi, spero che anche questo anime news vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate di queste notizie, lasciatemi piacere se il video vi è piaciuto, ci vediamo al prossimo video.